inserire Luca Infante nel nostro organico, comunque è un valore aggiunto perché penso Luca ha tanta esperienza che ha costruito in questi anni di carriera, ha fatto direi di tutto, no? Nel senso dalla Serie A alla 2, ormai ha una conoscenza del gioco, ma soprattutto delle dinamiche che poi si instaurano dentro uno spogliatoio, è quello che cercavamo un po' noi, fondamentalmente cercavamo una persona, un veterano da poter inserire dentro la squadra, che ovviamente possa essere un uomo società, fondamentalmente un uomo coach, un giocatore che si allena duramente, sa che avrà ovviamente poco spazio, ma darà sempre tutto il massimo di se stesso per poter far cambiare idea al coach, e credo che quando andrà in campo sarà pronto per spendere un buon fallo, per prendere uno sfondamento, per fare quelle cose sporche che magari non tutti riescono a vedere, ma che Luca sa fare benissimo. Bentornato, con che spirito arrivi e con quali obiettivi? Ma sicuramente arrivo molto carico. Sicuramente arrivo molto carico, arrivo qui comunque con la voglia di rimettermi in discussione anche a 37 anni, perché erano 8 anni che non facevo la 1 di nuovo. Sono felice, gli obiettivi miei sono quelli comunque di mettermi a disposizione dell'allenatore, della squadra, della società, per cercare di portare la mia esperienza nel gruppo. Mi farò trovare pronto quando ci sarà necessario. Sono qui, carico come sempre, come 9 anni fa. Con Biscaglia cosa vi siete detti? Avete parlato, so già prima dell'ufficializzazione del tuo ingaggio, Biscaglia confida molto in te per lo spogliatoio. Sì, sicuramente mi ha chiesto proprio la prerogativa di cercare di tenere lo spogliatoio unito insieme a Peppe, perché comunque penso che da lì partano i gruppi vincenti, proprio da lì dentro. Poi non per forza bisogna essere amici fuori dal campo, però l'importante è essere amici in campo e andare nella stessa direzione, e secondo me lì si costruisce la squadra. Che idea ti sei fatto della nuova squadra, nonostante manchino ancora due elementi importanti? Ma sicuramente è una squadra che sta venendo su bene, mancano come detto due elementi, ma l'IDS sta lavorando molto bene, Ale e Filippo stanno lavorando molto bene, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. La squadra è un bel mix di esperienza e gente che ha voglia di emergere, quindi bisogna avere solo della gran pazienza e iniziare. Come hai ritrovato Reggio, come hai ritrovato la società e soprattutto i tifosi, perché sei stato accolto sui social già benissimo quando è uscita la notizia del tuo ingaggio? No, sicuramente bene, ho avuto attestati di stima, non potevo avere il cellulare in mano per un po' di giorni, però no, bene, Reggio è la mia seconda casa, comunque vivo qui ormai da anni, quindi per me tra virgolette è anche un po' strano comunque ritornare dopo tanti anni, un'emozione diversa, diciamo, quindi è bello.